Ancora una volta la provincia di Brescia, attraverso l'assessorato alla cultura e turismo, si mette in bella evidenza attraverso un'iniziativa credo molto importante, interessante, che avrà indubbiamente successo da parte di tutti, pubblico, privati, turisti e chi può vedere le località dei 206 comuni della nostra provincia. Riccardo Minini, assessore alla cultura e turismo della provincia di Brescia, ha presentato oggi questi due volumi fatti in collaborazione con la De Agostini. Ma una pubblicazione importante, Brescia provincia da scoprire passo a passo, dove mette in vetrina tutti i nostri 206 comuni. Sappiamo che oggi parlare di turismo è una materia importante, bisogna impegnarsi, bisogna cercare di trovare i canali giusti da una parte per la comunicazione, dall'altra parte per la promozione, ma soprattutto anche per quanto riguarda la professionalità. La provincia di Brescia in questi anni è stata una provincia eccellente, è cresciuta come numeri di presenza sul territorio, è cresciuta soprattutto come qualità di offerta, quindi questo è un grazie particolare ai nostri operatori che quotidianamente incontrano questi turisti, i nostri ristoratori, i nostri gestori di strutture ricettive, le nostre guide che sono sul territorio. Quindi è grazie a tutto questo rapporto che in questi anni siamo riusciti a mettere in campo che abbiamo pensato di fare una guida che vada all'interno, poi distribuita. Per il primo impegno nostro è quello di distribuirla in tutti i comuni bresciani e tutte le nostre biblioteche e i nostri punti di informazione turistica, e stiamo lavorando anche per poter distribuire questa guida a livello nazionale come abbiamo fatto con Meridiani in sinergia con De Agostini. Quindi uno strumento veloce, uno strumento semplice che ti dà l'informazione del posto e della località dove tu vuoi andare e che ti lascia quindi anche un po' di curiosità per poterlo visitare al meglio e scoprirlo al meglio. Una provincia che sotto l'aspetto turistico sta curando molto la sua immagine e dall'altra parte stanno giungendo anche dei buoni risultati. Una provincia, come ha detto in conferenza stampa, che ha speso 60.000 euro per questa iniziativa, credo che siano soldi ben spesi, perché si dà lustro a tutti i paesi, qui non si può dire campanilismo, la valle, il lago, ecco, avete dato spazio ovviamente anche con un certo interesse per un recupero di queste spese. Ma noi indubbiamente abbiamo fatto un investimento importante perché innanzitutto andiamo con questa guida a essere in distribuzione nazionale, secondariamente andiamo a scrivere tutti i nostri comuni. Sappiamo che tante volte la comunicazione anche turistica guarda e premia sicuramente i maggiori posti turistici che abbiamo. In questa guida noi abbiamo voluto coinvolgere tutti gli altri comuni, anche se piccoli, anche se magari oggi con poco appeal turistico, perché vengano conosciuti, perché il turista che è sul territorio bresciano, il turista che si trova sul Garda, il turista che si trova in Val Camonica in visita archeologica, il turista che si trova a Montisola o sugli altri laghi, Lago di Iseo, Lago d'Idro, vada a scoprire anche questi paesi. Il turista che arriva in città di Brescia deve sapere che ci sono altri paesi sul territorio bresciano, a pochi chilometri di distanza, dove si parla di turismo, dove c'è dell'arte, dove ci sono dei percorsi con delle piste ciclabili, dove ci sono delle attrazioni importanti per poter passarci dei momenti di svago, di relax e di cultura.